gli spettacoli che si susseguono già dal primo giorno, vedete qui in piazza San Cristoforo, esibizioni per tutti, ci sono già tanti bambini pronti ad entrare nella casa della Befana, una casa ormai ufficialmente occupata da tempo, e dicevo saranno tre giorni davvero vivi e vivaci qui in Urbania. Il bandino dei Brutti di Piobico che ha aperto alla grande il corteo, e poi il grande palco sul quale vedremo appunto il susseguirsi di queste esibizioni sempre molto interessanti, sempre una grande attrazione per i giovani. A inizio la festa, il 22esimo anno della Festa Nazionale della Befana. Per 22 anni abbiamo consegnato la chiave, oggi abbiamo consegnato la chiave alla Befana, e per tre giorni la città sarà in mano alla Befana di Urbania, perciò tanto divertimento per i bambini ma anche per i grandi, riscoperta dei giochi tradizionali, riscoperta insomma di un ambiente positivo, di un ambiente dove si può stare con i bambini, si può divertire. È una festa nazionale e arriva gente da tutta Italia, arriva gente con camper, arriva gente con pullman, e perciò ormai è una cosa consolidata, ma soprattutto si trova un ambiente tranquillo, sano, un ambiente dove ci si può divertire in tranquillità. Beh, la Festa Nazionale della Befana è la manifestazione che conclude il programma delle iniziative, il Natale che non ti aspetti, che si svolge nella provincia di Pesaro Urbino, una serie di eventi che portano tanti turisti e danno visibilità a tutta la nostra regione dal punto di vista turistico. Questa è una festa dedicata alle famiglie, dedicata ai bambini, quindi i bambini giustamente avranno occasione di divertirsi, ed è bello questa scelta di consegnare le chiavi da parte del sindaco, le chiavi della città alla Befana, quindi una Befana che in questi tre giorni prenderà solo provvedimenti per i bambini. Sono eventi di grande visibilità dal punto di vista turistico. Urbania è un bel luogo dove ci sono tante cose da vedere, da visitare, insieme al resto del territorio. Siamo nella patria del Tartufio, Sant'Angelo in Vado, Acqualagna, il Montefeltro, quindi Urbino, e quindi tante belle cose da vedere. Quindi un appello ai turisti: venite ad Urbania, visitate le bellezze del territorio che rendono visibile la regione Marche in questo territorio meraviglioso dal punto di vista storico, culturale, artistico, paesaggistico ed anche enogastronomico. Così la foto è completa con tanto di marchesi, ed eccoli qua, quindi li ringraziamo ancora una volta, presidente della Proloco d'Urbania, il presidente del consiglio regionale onorevole Claudio Minardi e il sindaco Ciccoli, e ovviamente la Befana. Eccola qua la Befana con la sua chiave, la padrona di Urbania. Ma che sensazione hai nell'essere per tre giorni la padrona di questa città? Sono eccitatissima, guarda, oggi poi in modo particolare. Forse perché è freddo, mi devo scaldare, allora sai, mi sto muovendo dall'eccitazione. Beh, ti sei preparata comunque anche dentro, non solo fuori. E certo, soprattutto dentro, no? Allora andiamo a mandare un messaggio a tutti chi ci ascolta: fino a domenica qui sarà festa grande. Sì, fino a domenica abbiamo una bella festa. Oggi è il primo giorno, chiaramente col freddo, la neve, un po' di queste cose. I primi giorni sono più difficili. Però primo dai, che con la neve è più Befana ancora. Bravo, però il panorama sarà più bello. Guarda, anche i tetti imbiancati, secondo me stamattina quando mi sono svegliato ho detto ci siamo, vai.